Per me le Marche sono un modello di buona amministrazione, per la Lega a livello nazionale abbiamo scelto di puntare sui marchigiani che governano comuni, territori e regione per portare più Marche in Parlamento, penso che avremo un risultato straordinario. Certo, l'emergenza nelle Marche come in tutta Italia sono le tasse e le bollette di luce e gas. Agire in fretta con interventi urgenti a livello italiano ed europeo per bloccare gli aumenti, lo ha ribadito il leader della Lega Matteo Salvini, tornato a Fano, in vista delle elezioni del 25 settembre. Aggiungo la riflessione sull'Adriatico, ci sono i croati che estraggono gas e noi che lo paghiamo caro, quindi chi sceglie la Lega sceglie lo sviluppo, l'energia, ovviamente le comunità locali dovranno essere interpellate, ma ovunque al mondo si sta investendo sul nucleare, in Francia stanno costruendo 6 nuovi reattori. Non possiamo rimanere gli ultimi con le tasche vuote. Salvini, che concorda sulla necessità di fissare un tetto al prezzo del gas, crede che siano essenziali decine di miliardi per tutelare 1 milione di posti di lavoro e l'economia del paese. Sullo scostamento di bilancio occorrono miliardi adesso, subito. Preferisco spendere 30 miliardi adesso per salvare migliaia di aziende che non spenderne 100 a Natale per pagare la disoccupazione, la cassa integrazione a migliaia di operai. Quindi non è un problema politico la bolletta della luce e del gas. Se non si interviene adesso, entro i primi giorni di settembre, sarà tardi e sarà inutile. C'è voglia di stabilità, di sicurezza e di cambiamento, ha proseguito Salvini, fiducioso sui risultati delle elezioni e sul voto dei ragazzi. Per me centrale è il lavoro. Mandare in pensione la Fornero e la sua legge significa aprire centinaia di migliaia di posti di lavoro per i giovani. E ai giovani offro più libertà di studio. Faccio un esempio molto concreto, settimana prossima ci sono decine di migliaia di ragazzi in tutta Italia che fanno il test per accedere alla medicina. 4 su 5 di questi ragazzi non ce la faranno e dovranno perdere un anno. Noi proponiamo il libero accesso al primo anno della facoltà di medicina per tutti, come in Francia, e la selezione si fa in base ai voti del primo anno, non in base alle crocette e al quiz. E quindi anch'io conto che tanti diciottenni al loro primo voto sceglieranno la Lega. Altro tema toccato è stato quello della pandemia. Tempo degli obblighi, dei green pass, degli allontanamenti da scuola, dall'ospedale e dal lavoro sia un ricordo, ahimè, dei mesi passati e quindi che si possa guardare con fiducia al futuro. Poi se Speranza piuttosto che Crisanti fanno campagna elettorale sui morti, a me mettono tristezza, sarò orgoglioso di pensionare Speranza e farò di tutto perché il prossimo ministro della salute sia un medico che conosce il tema di cui si occupa. Mi domando ad esempio adesso l'obbligo della mascherina in treno, quale senso scientifico abbia solo in Italia. Ci sono stati alcuni eccessi che per quello che mi riguarda non dovranno essere ripetuti. Per quanto riguarda invece la stretta sui visti dei cittadini russi? Ma mi sembra una follia, cioè un conto è punire Putin, il governo, i ministri, gli oligarchi, i generali, non possiamo punire centinaia di milioni di persone, fermiamo la guerra, blocchiamo chi ha scatenato la guerra, le sanzioni stanno alimentando la guerra, l'avanzo commerciale russo dei primi 7 mesi di quest'anno è di più 120 miliardi di dollari, di solito se io ti sanziono tu soffri e ci smeni. Invece è la prima volta in cui il sanzionato ci guadagna e quello che fa le sanzioni ci smena. Vuol dire che qualcuno ha sbagliato i calcoli. Ma questo non lo dico perché mi fanno simpatia coloro che hanno invaso l'Ucraina. No, mi fanno orrore. Però se li devo punire, devo punir loro, non gli italiani. In questo momento stiamo autoponendo gli italiani. Insieme a Salvini, tra le bancarelle del mercato, erano presenti anche Mirko Carloni, candidato al collegio uninominale alla Camera, Mauro Lucentini, capolista nel collegio plurinominale al Senato e i componenti del partito fanese. La Lega è molto legata al territorio e soprattutto crede negli amministratori locali, nella conoscenza, nel rapporto diretto con la comunità e il territorio. Il fatto che Matteo Salvini torni a Fano così frequentemente, conosce bene la città, conosce i problemi di questa città e gli imprenditori che ha incontrato più volte, è la dimostrazione di un interesse vero, non di facciata che avviene durante la campagna elettorale, ma Salvini, come tutta la Lega, è davvero legata alla nostra città e alla nostra provincia.